mangiare. No, il pianto no, ho già dato ieri. Ho già dato ieri, ho già dato, ragazzi. Basta. No, ora vediamo, se riesco. Normalmente le magliette vengono consegnate quando si arriva e non quando si lascia. Però Max, questa qua è qualcosa che ti dobbiamo a tutti quanti. Quindi, history alone. Ed è un applauso sincero per tutto quello che hai fatto, hai dato alla Juventus e hai dato a me. Grazie Max. Grazie a te Andrea. Questi sono stati assolutamente 5 anni bellissimi. Affetto, stima, amicizia, riconoscenza, condivisione, sconfitte, lavoro, fatica e soprattutto tante, tante, tante vittorie. In tutto questo, in questo percorso, la cosa che mi rende più orgoglioso è che io penso di aver trovato un amico. E questa è la parte, secondo me, più importante. Oltre ad aver condiviso progettualità professionali, io in questo percorso ho trovato un amico sincero con cui potermi confidare su tanti, tanti, tanti argomenti. Innanzitutto buongiorno a tutti. E ringrazio il Presidente per le bellissime parole che ha speso. Ringrazio i ragazzi. Piano piano, adesso arriviamo a fondo con calma. E quindi domani un attimo. Domani sera bisogna festeggiare perché ci sono due cose da festeggiare. Una è la vittoria dello scudetto e una è la di Andrea Barzagli. Volevo sapere se questa è stata la decisione più sofferta da quando è alla guida della società. Sì. Credo di poterlo confermare per tutto quello che ho detto in introduzione. Sì. Vuol dire far parte di una famiglia, della famiglia che è 120 anni, che è l'unica proprietà credo nel mondo che ha 120 anni, che è a comando della Juventus, che ha un DNA ben preciso, che insegna molto, tantissimo e cresce. Soprattutto perché qui impari la cultura del lavoro, la disciplina, va bene? E questo per me sono stati 5 anni di grande insegnamento dove sono cresciuto, perché comunque ha inglobato dentro me quello che magari io sono un pochino più stravagante in certe cose. Un applauso. Grazie.